zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video e Criccio. Dunque, questo è un video che Criccio appunto per parlare un po' con voi. Insomma, volevo raccontare un po' di cose, non so neanche io da quale cominciare, ma vabbè. Poi se volete seguirmi, seguite, se no, vabbè. Comunque, oggi e tra poco dovrò prepararmi per andare a farmi il vaccino, quindi vabbè, dettagli. Questo video lo vedrete quando avrò fatto già il vaccino e niente. Lo metto prima in privato e poi proprio quando avrò fatto il vaccino, perché voglio evitare che, vabbè, nulla. E niente, voglio evitare nulla, però non lo voglio dire perché. Niente, dunque, voi come state? Come sta andando la giornata? Ah, PS, se mi vedete, tra virgolette, con la voce più bassa, ho avuto un'eruzione, ovvero, cosa vuol dire? Tanta tosse. Non è nulla di grave, però non so cosa mi è successo. Ho appena mangiato due cioccolati e nonostante tutto mi sono dati di traverso, anche se ho mangiato masticando piano, vabbè. Non si può sentire, non si può dire, però è la verità. Quindi, se ogni tanto mi sentirete tossire, perdonatemi, però questo è quello che mi esce. Sperando di no, che riesco a trattenere la come si dice la tosse, però è così. E niente, allora, oggi sono vista così, c'ho un pantaleggings e più questa maglia che mi vedete addosso voi, col tipo Dolce Vita, ma neanche, non lo so, è presa da Decathlon e me l'ha presa mio zio, comunque niente. Oggi dovevo pulire i vetri, ma non è stato possibile, perché non è che non è stato possibile, non ho avuto voglia, appunto lì, finito. Mia mamma me ne dirà tante, ma pazienza. Anzi, mia mamma non mi dice niente, mi dice poi fai quello che vuoi, fai quello che ti senti fare, basta che non mi rompi le palle. Tutto semplicemente, niente, tutto semplice e niente. Quindi per Natale, prima di Natale mi devo fare pure la ceretta, ragazze e ragazzi, non l'ho ancora detto, io non so, mi devo scusare con voi se non dico mai ragazze e ragazzi, ma so che all'ascolto ci sono anche i ragazzi, quindi vabbè. E nulla, quindi cosa dirvi di bello? Ah sì, per Natale mi dovrò fare, o forse prima di Natale, non lo so, la ceretta, tutta la ceretta, corpo e viso, perché ne ho la necessità, non posso stare con questa ombreggiatura dei baffi, perché non è un bel vedere, vabbè, anche il mento, che vedete che ci sono un sacco di peli, anche lì sono peli ormonali, ora ho capito, vanno fatti con la ceretta, non con la ceretta, con la ceretta li faccio già, con... la luce è pulsata, quindi vabbè, io non me la sento, farlo sempre con la ceretta, cosa devo fare? E niente, quindi sperando che non mi vado, che non devo fare per forza la pulsata, la luce pulsata o il laser, perché non la posso fare, ho dei problemi di salute, quindi non mi conviene farla, già, è nulla, quindi sono... pro contro luce pulsata e pro contro il laser, non so neanche io cosa fare, vabbè, e niente, quindi ragazze e ragazzi, ora lo dirò quasi sempre, non sempre però, come bagno schiuma sto utilizzando adesso il Mantovani alla vaniglia, se non erro, sì, alla vaniglia e fior d'arancia, può essere, non lo so. Poi, casomai, i prodotti finiti, di nuovo vi recensirò nella skincare. Non farò una skincare con voi, ma vi farò la review della mia skincare, dei prodotti che uso generalmente quando mi devo fare la doccia, ok?
Quindi ieri mi ho fatto la doccia, mi ha applicato un olietto. Prima mi ha messo il balsamo, o cos'era? No, lo shampoo, ma anche il balsamo dell'Elvive. E poi mi ha messo un bello shampoo della Fructis, ai tre ricci. E niente, e lì poi come si dice? Ho massaggiato per un sacco di minutini. Fino a 60, perché io faccio sempre così. Mi è stato insegnato sia da mia madre che da mia nonna fare a contare fino a 60. E così voi direte: ma che sciocchezza è? Non è una sciocchezza, ragazzi. Voi penserete che è una sciocchezza? No, è un modo di stimolare di più la testa a rilassarsi sotto la doccia, ma non solo quello, anche per vedere quanto ci stai, quanto il tuo come si dice, la tua cute riesce a tenere ben bene il balsamo. Sarà una stupidaggine, non lo so, ma è la verità. Niente, quindi nulla, a parte questo, bagno schiuma molto buono e mi è piaciuto. Quello della Mantovani, intendo dire. Anche quello della Vidal è molto buono. Comunque, Vidal a parte, Mantovani top, 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 quindi shampoo della Fructis l'ho usato ieri, quello della Fructis appunto Hydra Ricci antiforfora, sì, antiforfora, ma non solo, quello alla ce n'è un frutto che non mi ricordo quale sede, se quale sarà, boh, non mi ricordo, no, sede, che sto dicendo, vabbè. Non mi ricordo il nome, vabbè, casomai vi metto qua da qualche parte, se mi ricordo, non lo so. Il nome del prodotto, cioè la foto del prodotto in cui vi sto recensendo, vi sto dicendo qual è, se mi ricordo nel montaggio. Se no, casomai ve lo metto su Instagram. Seguitemi a proposito, ragazzi e ragazzi, su Instagram, che lì metto molte foto dei miei prodottini che io vi recensisco qua su YouTube, ve li metto direttamente su Instagram, quindi oggi farò un sacco di fotucce e le metterò su Instagram. Seguitemi lì perché lì metterò un paio di foto. Ah, ho qui il mio account di sotto l'info box, il mio nuovo tendina. C'ho tutti i prodotti che vi. Non i prodotti, che sto dicendo? Il profilo dei miei social network, ovvero Instagram, Facebook e TikTok. Vabbè. In primo Instagram mi metto, l'altro non so se volete seguirmi, io mi metto in primis Instagram con YouTuber Melania trattino bassotto. Comunque, cosa vi stavo a dire? Vi metterò tutte le foto dei prodotti, non mi metterò chissà che didascalia descrittiva, però almeno vi farò capire quanto mi piace. Casomai mi metterò un cuoricino ad ogni foto che metto sotto nella didascalia, un cuoricino, come per farvi capire quanto mi è piaciuto. Se me lo ricordo, speriamo di ricordarmelo, perché sono un po' fusa. E niente. Cosa volevo dirvi? Scusate se dico sempre e niente, da fastidio dire così. Qualcuno mi ha detto addirittura, anzi, mia nonna, oltre a mia nonna in primis, altri amici mi hanno detto: ma non te le scrivi le cose, non te le scrivi le cose per YouTube. Io ci ho provato, ma esce sempre una schifezza, quindi preferisco essere spontanea e anche se non sono molto sciolta, me ne frego di avere visual e iscritti. È vero, se ho più visual va benissimo, se ho più iscritti altrettanto, ma meglio poche ma buone, ragazze, fidatevi, perché io non voglio andare troppo alla credermi troppo chissà che, quindi vi dico. E anche se gli iscritti sono pochi, chi se ne è? L'importante è avere più video sul canale e intrattenere anche quel poco che riesce a intrattenere. Quindi stamattina sono andata a prendere i documenti per fare il vaccino e poi sono andata dritta alla ASL per prendere i documenti per dare il consenso per fare il vaccino e poi sono tornata a casa e mi ha fatto tante chiacchiere. Prima di tornare a casa ho girato intorno a casa, ho girato. Tanto per fare un po' di giri, allungare il giro di casa, perché sempre faccio così, e ho detto: perché non faccio il giro di casa mia? Poi mi ho pensato: per quale motivo? E mi sono anche detta: per il semplice motivo che così almeno mi ascolto qualche musichetta in più, qualche mix di musica in più, e così ho fatto. Poi nel tornare a casa ho spento tutto
E vabbè, e poi ovviamente eccomi qua a fare il video per voi. No, vi ho raccontato in breve, non, la mia, che la mia, non che è la mia giornata, più che altro per farvi capire che sono viva, che viva nel senso, nel modo di dire che eccomi a fare un video anche senza trascrivermi, come si dice? Vabbè, senza scrivermi niente per YouTube. Oh, sto toccando il microfono e non va bene. Comunque, sì, ragazze, sto cercando di fare meno video perché tra l'altro sono impegnata, però quando non sono impegnata ritengo che possa fare i video. Cioè, se mi mette un po' gli occhi un po' a volte strabichi o strabici, come si dice, è per questo motivo. Perché sto per questo motivo, questo già sto dicendo fanfulle. Perché sono un po' stanca, ma il resto va tutto bene, a parte la tosse che mi stava venendo prima. Niente, ragazze e ragazzi, adesso vi saluto perché devo andare a pranzare. Sono già le mezzogiorno e 6 minuti. Un bacio, un like, un commento qua sotto nella sezione garbatamente, ovviamente, commento, scusate, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!